trovate? Dove va lei? Manifestini? Definiti i manifestini? No, ce l'ho. Ah, no, perché vedo che non li stai dando, invece che stai dando te. No, io ho finito. Allora, lasci dire. Allora, niente, io vorrei spostarmi da un'altra parte. Vai. Allora, dobbiamo almeno dire questo. Di fronte alla palese ribellione del popolo italiano sono stati costretti a ritirare la legge sullo ius soli, che rappresenta obiettivamente una sconfitta di Boldrinacchi e lo stronzo. Quindi questa è la cosa più importante. Lo stronzo non si capisce qual è il ruolo che lui ha, perché se noi dovessimo ragionare in termini di retroscena, evidentemente è stato scelto con marchingegno per pigliare un fracasso di pugni in faccia. L'operazione è questa, e da questo punto di vista, conoscendo la sottile intelligenza di stampo democristiano, niente un po' di meno che del buon Berlusca, ho l'impressione che il Berlusca abbia fatto degli accordi con lo stronzo per fargli buttare i pomodori marci in faccia, perché è una sconfitta dietro l'altra che ovviamente dovrà permettere a cui quelli della sua famiglia sono molto abituati, molto da 300 anni è passa esattamente. Quindi, allora, a questo punto è molto probabile che sia stata una grande operazione stile Giulio Cesare, perché ricordiamoci bene che dietro a Giulio Cesare c'era anche Giulio Andreotti. Ah sì. Quale era contrarissimo all'ingresso in euro ed in Europa, non ce lo scordiamo mai. Vero motivo per cui l'hanno messo sotto inchiesta, esatto, sotto indagine, è accusato di colpe mafioso, eccetera. Allora, ripetiamo che dietro a Catilina, c'era Giulio Cesare. Certo. E le posizioni sono invertite. Dietro a Catilina c'era Giulio Cesare, che aveva mandato avanti Catilina a fare la rivolta, che non si poteva esporre ovviamente in prima persona. In questa maniera ha fatto esporre i suoi propri nemici, i quali hanno ucciso. Si sono fatti fuori fra i tre litiganti, due si sono fatti fuori. Esattamente. È così semplice. Allora, questa è un'operazione di totale eliminazione del PD e assieme al PD di tutta quella congenie di teste di cazzo che hanno colonizzato dalla fine del colonizzato e monopolizzato, esatto, gliel'hanno lasciato fare, e adesso c'è qualcuno che tirerà le reti in porto e vedremo in barca anche, ma io direi in porto che è più bello, e vedremo molti pesci, soprattutto quelli piccoli, dimenarsi a vuoto, e noi saremo pronti possibilmente a carpirli per mangiarceli certe nostre vendette. Dopodiché, a questo punto, ti invito un momentino a ripigliare quel personaggio bello, mi piace, mi piace molto. la pace in sé, nel viso, no? Il viso pacioso, sì, da puro democristiano, non da Alleanza Nazionale. Ma infatti era un democristiano reale. In ogni caso il personaggio era notevole ed è stato sistematicamente ricordato. È morto giovanissimo, possiamo dire, di un tumoraccio, però il suo comportamento è stato veramente esemplare, e ne parleremo un'altra volta. Lo ricordano sempre perché sicuramente qualcuno paga. Sarà lui che avrà lasciato un lascito. È molto interessante perché vinceva tutte le cause. Andiamo a vedere che succede. È chiaro? Vinceva le cause. Andiamo a vedere che succede. Sì. Quindi per cortesia che scenda qua. Stanno parlando i dirigenti della RAI, si sta collegando. Se volete andare. No, noi vogliamo salire. State sul marciapiede, liberate la strada. Da qua, hanno detto vi passo qualcuno. Ci sono i figli di Padova? Liberare la strada.
la strada. E hanno passato qualcuno o no? Sì, sta ancora suonando il cellulare, il telefono. Sai quando ti passano? Spero che li mangi. Siamo sul marciapiede, liberiamo la strada, lasciamo passare. Registra tutto quello che voglio. Sì, e questo va al procuratore, tanto. Io le ho chiesto solo di non entrare. No, non entro, non entro. Non mi arrischio la denuncia per banalità del genere. Comunichi, pubblichi e non ci oscuri più, ci siamo stufati di questo oscuramento, nessuno riuscirà a chiuderci la bocca. Permettetevi e ce la vedremo con il canone Rai. Oggi pomeriggio siamo in piazza delle Cinque Lune, dove già sono stato per 10 giorni di fila, saremo lì. Non voglio, di fronte al Senato, essere testimone di un tradimento alla Costituzione, un tradimento che sarà il voto favorevole al decreto Lorenzin e un tradimento della Costituzione che noi non vogliamo permettere e non ratifichiamo. Quindi venite anche voi lì fuori ad essere testimoni e portavoce di chi vuole la verità. Non c'è nessuno, nemmeno uno, favorevole alle vaccinazioni lì fuori. Non si è mai visto nessuno in piazza. La volontà popolare siamo noi, quelli che ci siamo, non quelli che si nascondono nelle stanze chiuse e soffanno le pecore. Venite a guardarci, siamo cavalli liberi. Con un bigliettino così ci scambiamo
Io bigliettini non ce l'ho. No, guarda, qua c'è il volantino. Mi conoscono. Qua giù, guarda, qua giù c'è il telefono. Ah. Mio e di Giorgio Vitali. Orazio? Sì, Alba Mediterranea. Ah sì, un'altra cosa che ho, mi sono occupato. Noi abbiamo depositato già 8 con la querele. Forchieri, con la Forchieri, brava, di Siena. Brava, sì, la conosco, bravo, bene. Magari... Nicoletta è un po' mattacchiona. Sì, vabbè, però... Una cavalla pazza anche le lei. Ragioni ci sono. Sì, come no, come no. Con la Forchieri ci conosciamo da 15 anni, abbiamo fatto una marea di lotte. Sa cosa penso? Io lo voglio dire, questo, lo devo registrare. Posso? Certo. Allora, penso, qui siamo di fronte alla... di convincimento e di oblio, di addormentamento delle coscienze, che secondo me finirà in una sola maniera, perché c'è chi è molto più avanti, non sa qual è la maniera, che adesso le multe non ce le faranno più pagare in moneta, ce le faranno pagare in bitcoin, perché abbiamo capito che governano il mondo con i bitcoin, quindi aspettiamoci. Sappiamo anche bene, questo. Noi abbiamo fatto una denuncia anche contro l'uso della moneta elettronica, ecco. già 3-4 anni fa, appena uscì il bitcoin abbiamo capito ci le potenzialità che c'erano. Ci siamo accorti che ci vogliono, governare. Abbiamo dovuto denunciarli al Tribunale Internazionale Penale dell'AIA, sì. Il quale Tribunale Internazionale Penale dell'AIA ci ha detto: so cazzi vostri. Adesso proveremo a fare altre azioni, siamo molto più consapevoli e più preparati. Bravo, bravo. Senti, mandami un sms, qualcosa col tuo numero di telefono. Ok? Però mandami un sms tu prima di chiamarmi, perché siccome mi arrivano centinaia di chiamate, sì, io non so a quei numeri a chi corrispondo. Va bene, comunque tu mandami un sms, sì, così ti schedo anch'io, ok? Bene. No, io voglio posso tutto, tanto ormai, ma stanno a pignare a casa. A me, sì, so io. Okay. Mi vogliono denunciare, quindi stiamo a posto. Tranquillo, io ho subito 8 pignoramenti, quindi come vedi sta ancora qua. Io mi sposto perché o qui si parla seriamente. Franco, non prefatti venire l'infarto, morto. Vieni qua. Cerchiamo di fare cose condivise. No. Lo sai l'ultima volta? Io voglio bene, perché veramente una brava persona. No, ti dico una cosa incredibile. Un attimino parlare seriamente, spegni un attimino sta cosa. Allora, facciamo un coordinamento tra di noi. E poi iniziamo la differenza. Non è quello discorso, noi abbiamo detto una truppa che venisse a parlare. È venuta la stessa, dice sono venuta a casa. Venuta, sta là. Qualcuno no, signori, la parola a tutti, allora sì, la parola, fate le foto e video per favore. Allora, nel momento in cui ci allontaniamo, aspetta, fate dei video, qualcuno prenda col telefono, nel momento in cui ci stiamo per allontanare dalla sede del RAI che non ci ha ricevuto, grazie. E questo cancello chiuso alle spalle, che è stato chiuso per noi, era aperto prima, esprime simbolicamente la chiusura del palazzo verso il popolo che sta chiedendo cose giuste in difesa della vita e della libertà. Allora che rimanga immortalato in una protesta civile, gandhiana, non violenta, rimanga immortalata la meschinità del palazzo e la nostra indignazione di popolo, rimanga come documento testimoniale di come il palazzo è arroccato in se stesso, chiuso alle istanze del popolo e alle rappresentanze del popolo. Deve fare il giro virale di tutti i social. Mi puoi riprendere con mio anche? Te lo do, te lo do. In silenzio. Scusa, dove lo prendo? Non lo blocco. Dove lo prendo? Così? Sì, mentre parlo, dai. No, ti do, ti do. No, perché parlo io, dai. Sì, sì. Riprendi anche la gente, no, mi devi riprendere. Allora, qui c'è il presidio sotto la RAI.
facciamo un minuto di silenzio, rispondiamo educatamente con il silenzio, al silenzio invece manovrato, pilotato, voluto, determinato dei media che non ci vogliono ascoltare, non vogliono far trasmettere il nostro messaggio di libertà. Questo vogliamo trasmettere, libertà e verità. Non c'è posto dove noi veniamo chiedendo di essere ascoltati dove qualcuno ci apre le porte. Qui ci hanno chiuso anche i cancelli, come se fossimo tutti cavalli matti come quello che è là dentro. Questo è lo scopo della RAI, chiudere chi ha dentro lo spirito di libertà. Noi invece siamo qui per dire che la libertà non rinunciamo e nessuno ce la potrà togliere, e continueremo a bussare finché questi cancelli non si apriranno ai cittadini che pagano il canone. Non è un favore che chiediamo, è un nostro diritto. E come zittiscono noi, azzittiranno tutti. Questo è il messaggio che vogliono lanciare. La dittatura comincia da qui, dalla RAI. Purtroppo ne siamo vittime, non solo dei vaccini, ma anche della dittatura della RAI. Allora, chi continua a tenerci fuori dovrà risponderne ai cittadini, perché non abbiamo bisogno di parole, basta vedere i fatti. Chiusi fuori. Grazie a tutti. Tutti al Senato in gruppetti sparsi, per favore. Tutti al Senato in gruppetti sparsi. Grazie. Grazie.